tutti e bentornati sul canale. Nuovo video What a Hit in a Day numero 21. Oggi vi faccio vedere quello che ho mangiato. Iniziamo subito dalla colazione. Ho preparato il giorno prima questi buonissimi biscotti farciti con mascarpone e gocce di cioccolato. Vi consiglio assolutamente di provarli perché sono fantastici. Sono semplicissimi da preparare. Vi occorrerà del mascarpone e dello zucchero a velo. In questo caso andate a piacere, magari assaggiatelo se lo volete un po' più dolce o meno dolce. Poi ci aggiungete le gocce di cioccolato, anche qui a piacere, mescolate il tutto e andate a farcire i vostri biscotti preferiti. Potreste utilizzare questi che ho utilizzato io, oppure magari pan di stelle o qualsiasi altra tipologia di biscotto che vi piace di più. Potete prepararli, come vi dicevo, il giorno prima e metterli in frigo e poi gustarli per la colazione. Per pranzo invece oggi ho deciso di preparare questa pasta con speck e pomodorini. Non è una pasta normale, ossia non è la pasta classica, ma bensì è pasta di farina di fave. È buonissima, è ricca di proteine e di fibre e inoltre si cuoce anche molto velocemente rispetto alla classica pasta. Vado a mettere in una padella un po' di cipolla con l'olio, lo faccio rosolare, poi ci metto lo speck e infine i pomodorini che ho tagliato a pezzettini. Faccio rosolare un pochettino e nel frattempo invece preparo la pentola per la pasta. Quando l'acqua arriverà ad ebollizione vado a versarci la pasta all'interno e abbassate un po' la fiamma perché fa un po' di schiuma, è normale per il fatto che comunque all'interno c'è la farina di fave, quindi togliete la schiumetta. Quando la pasta sarà cotta l'andiamo a mettere insieme allo speck e ai pomodorini, mescoliamo il tutto e impiattiamo. Questo è il mio pranzetto di oggi. Come ben sapete io mangio solo il primo, non mangio mai il secondo. Mentre nel pomeriggio mi è venuta voglia di dolce e ho deciso di preparare questi tartufini al cioccolato che voi potete preparare anche il giorno prima e mettere in frigo. Vi occorrerà dello zucchero a velo, cacao amaro, biscotti tritati, burro, potete anche utilizzare burro vegetale o di soia, e infine miele oppure sciroppo di agave. Mescolate bene il tutto e infine lasciate riposare l'impasto 30 minuti in frigorifero. Dopodiché tiratelo fuori dal frigo e iniziate a creare le vostre palline. Fatele riposare un altro po' in frigo e poi le potete condire come volete. Per esempio io ho utilizzato la polvere di pistacchio, ho preso i pistacchi, li ho tritati finemente e ci ho fatto questa polverina che poi appunto coprirà i miei tartufi al cioccolato. Oppure potresti utilizzare il cocco o semplicemente del cacao, sono davvero buonissimi. La cena questa volta l'ha preparata mia madre e ha preparato questi fagiolini arrotolati con bacon. Prima di tutto ha pulito i fagiolini, li ha lavati per bene sotto l'acqua e li ha messi a cuocere in acqua bollente per circa 8 minuti. Ci ha messo anche un po' di sale nell'acqua, ma è facoltativo, potete anche aggiungerlo dopo. Dopodiché ha arrotolato i fagiolini con il bacon e li ha infornati a 180 gradi per circa 10 minuti, insomma quando si saranno rosolati per bene. A piacere potete mettere anche un po' d'olio, di pepe, di parmigiano se volete, oppure pangrattato, come preferite. E questa è stata la mia cena. Poi, siccome avevo fame, mi sono preparata anche un'insalata di frutta con semplicemente cetriolo che ho tagliato a fette. Ho deciso di metterci dentro anche l'anguria, che è buonissima nelle insalate, non so se l'avete mai provata, io adoro l'anguria nelle insalate, un po' di succo di limone e infine ci ho messo anche questo trix per insalate che è formato da semi di girasole, semi di zucca e avena e sono veramente molto molto buoni questi semini.
Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così ricordatevi di lasciare tanti tanti like e di iscrivervi. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!